grazie all'iniziativa promossa dalla Commissione europea con la pubblicazione del cosiddetto libro verde dedicato al gioco online. Un'iniziativa che ha consentito, non dimentichiamo, per la prima volta di avviare una riflessione sul tema dei servizi del gioco a distanza e che coinvolge, sempre per la prima volta, tutti gli Stati membri, le istituzioni europee, gli operatori e le associazioni rappresentative del settore e dalla quale speriamo possano emergere spunti utili a migliorare, nonché evidenziare le contraddizioni che esistono nell'attuale assetto regolatorio dei 27 Paesi membri. Mi giova ricordare che questo centro europeo di fondazioni che si occupa di Europa e di Mediterraneo è stato fondato dal sottoscritto, dal collega Mario Mauro, per favorire il coinvolgimento di fondazioni, di associazioni, di interessi trasparenti, economici, sociali e culturali attorno alle grandi sfide che riguardano l'Europa, in particolare nei confronti del Mediterraneo. Noi siamo uno strumento che si aggiunge a quello che fa la politica e quello che fa la rappresentanza istituzionale per portare avanti il processo di integrazione europea e per portare avanti anche una visione più ampia che non può che tenere dentro la centralità del Mediterraneo. Si è aperta una fase nuova negli ultimi mesi nel Mediterraneo, una fase che vede anche alcune contraddizioni, però insomma questa fase nuova favorisce e offre a tutti noi delle grandi opportunità che anche attraverso l'azione della Fondazione del Centro Meseuro noi intendiamo raccogliere. Per funzionare, quindi, chi ha bisogno di cooperare? Noi abbiamo il nostro porticello che funziona, oggi penso siamo uno dei pochi casi in giro in cui un italiano può giocare unicamente su siti di poker online legali. Non esiste praticamente più gioco illegale sul poker online, perché tutti i principali operatori hanno preso la licenza italiana e quindi non esistono alternative. E quindi potremmo dire, vabbè, noi siamo a posto così, adesso ve la vedete voi. In realtà è molto più complicato. Primo, non sappiamo se le misure che noi adottiamo per proteggere i consumatori sui nostri siti legali sono le migliori possibili. E ci troviamo, come ha detto Peter, in un mercato che evolve rapidissimamente. Peter citava gli smartphones, ma c'è ormai la TV interattiva. Qualunque pezzo di elettronica abbiamo in casa è collegato, sarà presto collegato a internet e potrà essere a sua volta un device di gioco. E di fronte a questa evoluzione, come regolatori comunque fatichiamo moltissimo, perché il processo poi di evoluzione delle regole è lento per la sua natura e perché ci mancano le informazioni. E quindi abbiamo bisogno continuamente di confrontarci. Nel nostro caso siamo stati i primi, per esempio, a regolamentare il poker online, abbiamo fatto un'esperienza importante, ma abbiamo fatto errori e siamo, come dire, disposti a mettere a frutto la nostra esperienza e anche i nostri errori con gli altri che si accingono a fare la stessa cosa. Sul poker cash, per esempio, i francesi sono stati i primi, quindi sono loro che hanno da insegnare a noi. E questo Barnier l'ha detto benissimo quando dice: nessuno Stato è in grado da solo di assicurare la protezione dei consumatori. È verissimo, noi da soli ci sentiamo inadeguati. Stamattina, per esempio pratico, ci siamo visti alle 7:30 con Jean-François e Juan Carlos, abbiamo inaugurato una nuova piattaforma di cooperazione che si chiama La Colazione dei Regolatori e abbiamo discusso del qual è la modalità migliore dal punto di vista del regolatore di proteggere i fondi, i depositi dei giocatori presso gli operatori di gioco, se è il trust, se è la garanzia bancaria, se è il conto bancario dedicato. Sono questioni su cui ci troviamo a interrogarci tutti i giorni e l'unico modo vero per trovare la soluzione migliore è parlarci
in continuazione. E protezione dei consumatori, in realtà, che è l'aspetto su cui tutti siamo d'accordo, riguarda tantissimi aspetti a sua volta, che non sempre vengono tutti citati. Il professor ha citato siti illegali, il riciclaggio, sono tutti aspetti su cui siamo perfettamente d'accordo. Personalmente penso che proteggere i consumatori si voglia dire anche, ad esempio, trovare delle regole condivise perché la pubblicità del gioco sia fatta in maniera, come dire, responsabile e non inciti a un gioco, diciamo, fuori dalle righe. Vuol dire imporre delle regole agli operatori sulla trasparenza in generale, questo credo ha qualche attinenza con le pratiche commerciali scorrette. Con Juan Carlos parliamo spesso delle politiche di bonus degli operatori di giochi online e di come queste politiche di bonus molto aggressive o non molto chiare possono indurre in errori i consumatori e rappresentare, come dire, veramente una pratica scorretta che va contro il principio di volerli proteggere. Oppure le procedure di identificazione, che poi è il cuore di tutti i problemi del gioco online. Se troviamo una modalità efficace, oggi credo nessuno di noi l'ha trovata, di identificare con certezza il consumatore che accede al gioco online, il rischio di frodi, di riciclaggio, di collusioni diminuisce enormemente, perché una volta che sappiamo esattamente chi c'è dietro a un conto di gioco, tutta una serie di pratiche scorrette o criminali diminuiscono moltissimo. Quindi assolutamente la collaborazione è fondamentale, dovrebbe essere quasi quotidiana, si scontra con poi la difficoltà di farla conciliare con il lavoro di tutti i giorni, a volte con le barriere linguistiche. Ultima citazione, un esempio di collaborazione molto interessante sono stati 5 gruppi di lavoro organizzati dalla Commissione Europea a margine del Libro Verde, in cui sono stati affrontati diversi argomenti, è stato veramente stimolante confrontarsi su questi e da cui è emerso da diversi stati la richiesta verso la Commissione di insistere nel coordinare anche un momento di confronto tra tutti noi.